qui con noi. E quindi ecco a voi i migliori di razza del nono raggruppamento. A cominciare dal Barbone Grande Mole Nero. Barbone medio nero. Barbone nano nero. E un toy nero. Tutti neri i barboni, ma andiamo sul Total bianco black. con Maltese, Tibetan Terrier, Bichon à poil frisé, Shih Tzu. Griffone di Bruxelles, Piccolo Brabantino, Chinese Crested Dog. King Charles Spaniel. Carlino, fulvo, maschera nera. Bulldog francese, bolognese, bichon havanais, Chin. espagnol nano continentale papillon, Boston Terrier. pechinese, Chihuahua a pelo corto. E per finire Chihuahua a pelo lungo. Il pechinese non lo devi far entrare prima, per ultimo, lui che non vuole, lo so, e diglielo, diglielo. Il pechinese non deve entrare prima, perché non cammina, è molto più lento rispetto agli altri. Ecco quindi, selezionati dal nostro giudice, il Barbone Grande Mole, please step forward. Il Maltese, il Bichon à poil frisé, il King Charles Spaniel, il Bulldog francese e il Boston Terrier. Dopo il Barbone Grande Mole, razza francese, la più alta, la più grande tra le taglie del Barbone, torniamo in Italia con il Piccolo Maltese, razza antichissima. Si chiama Maltese non perché derivi da Malta, ma perché è originario dell'area mediterranea, dove diverse città portano il nome di Melita, Melito, eccetera. Splendida razza da compagnia. Le esposizioni come questa danno la possibilità di vedere veramente come devono essere i cani appartenenti ad una determinata razza. Ricordatevi sempre che l'unico pedigree ufficialmente riconosciuto è quello dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e che i soggetti senza pedigree per legge non possono essere commercializzati. Venditori senza scrupoli fanno dei pedigree falsi. State attenti, ci sono vari mezzi per
non incorrere in questo tipo di truffa. Molti toilettatori postano spesso foto di maltesi intorno ai 10 kg, ecco, evitiamo. Ne so qualcosa. Bichon à poil frisé, razza francese, che sta guadagnando molto interesse da quando è possibile toilettarla, diciamo così, all'americana. King Charles Spaniel. Quando dall'Oriente arrivarono in Europa i piccoli molossoidi, le popolazioni di cane da compagnia già presenti in Europa furono accoppiate con questi cani. Il Cavalier, accoppiato coi cani a muso corto, ha creato la razza del King Charles Spaniel. Bulldog francese, razza francese, piccoli molossoidi, la razza preferita dalla scrittrice Colette. Anche questa è una razza che sta riscuotendo grande successo in Italia. Noi arriviamo con qualche anno di ritardo rispetto a New York, dove è diventata molto famosa qualche anno fa, proprio per la caratteristica di essere un eccellente compagno anche per i piccoli spazi delle città moderne. Sono molto simpatici come cani. Anche il Boston ha questa caratteristica di essere un piccolo molossoide. Infatti nel raggruppamento dei cani da compagnia abbiamo razze provenienti un po' da varie origini. Abbiamo i cani da caccia come i barboni, i maltesi, i bolognesi, i cavalier, piccoli molossoidi come il bulldog francese o il Boston che vediamo e piccoli terrier come per esempio i chihuahua. Grazie Diana. Al terzo posto il maltese. Al secondo posto il bulldog francese. Vince il titolo di migliore di raggruppamento e rappresenterà i cani da compagnia al Best in Show finale, il Barbone, grande mole nero, stand up poodle. Congratulations. Congratulations. Guarda che glielo fa spostare adesso, come vedi. Lotta? Yeah, just one step back. Yeah, so you can see the dog.